Ehi la ciurma! Io sono Mazzetese e ben ritrovati qui su Spore Galactic Adventures. Vedete, iniziano proprio anche quei fuochi della ficcia GGG, proprio, vabbè. Non mi ricordo più assolutamente la situazione, qual era, salvo il fatto che abbiamo quasi vinto, ma non molto, cioè perché c'era qualcuno che ci picchiava, forse. Allora, ci sono gli azzurri ancora qua, Marzio. LOL, io conosco una persona che si chiama Marzi. Vabbè, comunque. Tra l'altro, Marzi, se stai vedendo questo video qua, GG. Ah, e loro stanno conquistando questa, però. Quindi io dovrei andare a picchiare loro in casa. Però il fatto è che avevo la maggior parte di tizi qua. Che erano. Non puoi prenderla? Perché è esaurita. Ok, attaccate questa. Ma anche uno potrebbe andare, in realtà. Perché tanto gli viola non ci sono più. Non romperanno più le scatole. Uno va da quell'altra spezia qua. Così ripigliamo un attimo le spezie. Tanto. Vabbè, ma questa è finita ormai. Cioè, ma chi se ne frega delle spezie alla fine? Facciamo anche smantellarli. No, ma tanto non credo che ci rimborsino degli spore crediti. Non credo. Vediamo un attimo. Proviamo con lui. Allora, ne abbiamo 4562. 5000. Allora io li smantellerei tutti. Perché qua non ci servono particolarmente. Allora, facciamo così. No, io li volevo. Vabbè. Smantellali. Smantella i veicoli selezionati. Sì. E mi potrei fare dei veicoli da terra di qua. In modo da picchiare. Oh, non capisco mai come si gira in sto mondo. In modo da picchiare questi. Che hanno delle difese qua. Non hanno un Kaiser di niente. Qua c'è un artefatto strano. Un artefatto mistico. Da Euclio creare un po' di veicoli terrestri. Ne posso fare 9. E qua invece di aerei. Dove sono gli aerei? Là, qua sono. Quindi sono anche abbastanza vicini. Potrei dire agli aerei, venite a picchiare qua. Converti città. E qua. Spero che l'audio non sia troppo alto. Io ce l'ho molto alto, ma perché ho alzato con il volume dalle cuffie. E quindi non lo so, ma io spero che non sia troppo alto comunque. Allora, detto questo, credo che possiamo rimettere in. Play e vedere se riusciamo a. Altri due, sì, perfetto. Ma è già una città religiosa allora. Dai belli, belli, credo in voi. Spammiamo veicoli. Ah, qua non dovrebbe più essere molto un problema perché noi abbiamo molte più risorse. Perché abbiamo molte più città e quindi produciamo molte più risorse e quindi abbiamo una forza maggiore. Cioè, nel senso, alla lunga non possono resisterci. Possono resistere per un po', sì, ce ne distruggeranno magari anche un bel po'. Però alla fin fine dovremmo vincere noi. Non hanno grandi speranze, anche perché noi abbiamo tutte le città tranne due e loro ne hanno soltanto una e mezza, perché l'altra credo che non sia ancora stata conquistata. No, infatti, la stanno conquistando con due mezzi, tra l'altro, mentre noi gli stiamo sfasciando la base, quindi credo che per questo video ce la faremo a prendere tutto. Adesso abbiamo un sacco di altri veicoli da terra che non ci serviranno per la conquista di quell'ultima isola là. Però potremmo beccarla senza difese e senza niente, tecnicamente. Perché. Ok, adesso. Se riesco spammo un po' di aerei e l'attacco subito. Perché era in ginocchio perché era appena stata. Cioè, era sotto attacco degli azzurri. Non è ancora stata conquistata, credo. Di conseguenza la troveremo senza difese e senza mezzi anche.
Quindi attaccando con dei veicoli aerei dovremmo riuscire a... resta una città religiosa. Dovremmo riuscire a prenderla senza troppi problemi. Allora io prenderei, vabbè, li seleziono tutti, tanto alcuni non potranno andare in là. Andiamo in là, mi manca solo più questa città. Allora, come potete vedere, qua la situazione è abbastanza... Ah no. Però le torrette dovrebbero essere distrutte tecnicamente. Adesso vediamo. No, le torrette sono di nuovo a posto. Assurdo. C'è qualcosa che non quadra in tutto ciò. E gli altri restano fermi, naturalmente. Voi fate che ammassarvi qua così almeno vi ripara. Non so se serve a... No, in realtà non servirà praticamente niente. Ah, si arrendono. Perfetto. Quindi abbiamo conquistato il mondo. Fase civiltà finalmente conclusa. Dopo le altre tre. E quindi tra poco passeremo alla fase spaziale, che è teoricamente quella più lunga e quella più avvincente, diciamo, di questo gioco, soprattutto per l'espansione Galactic Adventures che ho, insomma, comprato al DLC, e quindi ci permette un'esplorazione spaziale più profonda, perché anche in prima persona ci saranno delle missioni e tutto. Quando sei pronto a spingerti oltre il confine del tuo pianeta natale, clicca sul pulsante avanza e preparati a decollare. Ok. Sì. Ok, io ora come ora credo che posso smantellare tutti i veicoli selezionati. Così mi dà un po' di spore. Credo che non me ne farò niente in realtà delle spore, però se riesco, modifico un attimo qua la situazione. Qua ho tre fabbriche, un intrattenimento. 4.000 minuti, è fatta molto bene sta città. Le torrette non so se servono a qualcosa nella prossima fase, però visto che ci avanzano degli spore crediti è sempre meglio essere sicuri. E controlliamo anche quest'ultima città. Come pianificazione qua ha un più 2 e ci produce 6.400 al minuto, che quindi è ancora meglio dell'altra. E sono molto felici. Tanto che esultano come dei cani lerci. E qua a posto. Ho finito anche lo spazio per le torrette. Qua dovrebbe essere tutto concluso. Quindi questo cos'è? Riparare tutti i veicoli ed edifici. Sì, ma qua è tutto a posto. Sì, non abbiamo più veicoli. Le spezie ormai sono praticamente terminate dappertutto. Quindi direi che possiamo fare il grande salto. Allora, lasciate compiuto il corso della storia. Vabbè, sì. Cos'è successo qua? Allora, conquista religiosa, conquista religiosa, conquista religiosa. Quindi diventiamo uno sciamano. Hanno la consapevolezza. Qua siamo stati erbivori. Qua, vabbè, siamo stati sempre erbivori. Qua siamo stati pacifici. Qua siamo stati religiosi. Qua saremo degli sciamani, dice. Allora, qua cosa abbiamo fatto? Allora, edificio creato, edificio creato. Guerra iniziata. Conquista religiosa, conquista religiosa, conquista religiosa. Conquista religiosa, conquista religiosa. Sì, abbiamo conquistato tutto religiosamente, insomma. Guerra conclusa. Sì, vabbè, ok. Boh, qua invece si sono arresi e boh. Aereo perso, aerei ricreati, boh. Bien. Adesso prepara un razzo per la partenza. E vediamo un po' che razzo scegliere, perché sapete che io non ho assolutamente nessuna voglia di creare una roba da zero. Quindi vediamo un attimo da Sporepedia. Sì, questa era una roba che avevo creato io, ma non mi interessa. Guardia per numero di download, dai. Vabbè, ma no, no, non ne segno. Perché
I server Explorer sono down, quindi probabilmente non si può sapere quanti sono il numero di download, ecco. Titolo creatore. Allora, non posso scorrere da uno all'altro, vero? Non posso vederlo grande. Questo è molto... Oddio. Stiamo facendo casino. Allora, questo è molto carino. Adamantino è molto carino. Arme, però sto cercando di qualcosa un pochettino più sciallo, qualcosa di più calamaro assassino, lol, cacciaturbo non mi sembra, ma sto cercando qualcosa di un po' più futuristico, però tipo tipo qualcosa che non sto trovando, ecco. Vediamo se c'è qualcosa che mi ispira. Ma più scendo, meno mi piacciono in realtà, eh. Ma come, scusa, 2799 sono giusto questi? Ma che case? Ah, perché probabilmente mette tutte le cose, ma di cose qua, naturalmente non ce ne saranno un'infinità. Parapappero, questo non è neanche male, ma questo forse è quello che mi ispira di più. Ora come ora. No, non salvare adamantino. No, è proprio spoglio però come colore. I motori 10 dietro mi piacciono un sacco, ma non mi piace tanto come colore. Cioè, è un po' spento. Vediamo se riusciamo a migliorarlo un attimo come colore. Modalità colore. Vediamo tipo così. No, tipo così. Già meglio. Così no, questo è quello di base. Però là c'è il coso verde. Potremmo prendere una roba tipo... No. Fa pugno. Questo non sembra male, eh. Un po' militare, un po'... vediamo cosa c'è di altro. Questo? No. No, troppo verde scuro. Non mi piace il tipo di contrasto che ha. No, questo no. Questo? No. Peggio ancora. Peggio che andare di notte. Ma non voglio queste texture. Cos'è di più piano, di più... Cos'è sta roba? No, ma... No. Io andrei alla seconda pagina... Qual era quello della seconda pagina che sembrava carino? Questo? No. Questo? No, era quello della prima pagina. Ma fa che dei suoni quando li seleziono? Era forse... Questo? Questo. Sì, forse era questo quello che mi ispirava di più. Lo prendiamo così. Ma sì, dai, come lo chiamiamo però? Lo chiamiamo... Lo chiamiamo... Ma sì, dai, è un nome famoso. Enterprise. Fuck, simile. LOL. Sì. Vai. Con il nostro Enterprise. Partiremo per la conquista dello spazio. Periculus. Che brutto sto tizio. Beh, sempre meglio di questo. Era quello, forse l'avevamo anche incontrato quella specie di ragno arachnide enorme. Yeah! Yeah, guardate com'è Popo Fiero che gira per lo spazio, il nostro Enterprise. Enterprise, motherfucker. Decolla, sei riuscito a sviluppare una nave in grado di affrontare lo spazio. I cieli ti chiamano, il cosmo attende, l'universo è ora a portata di mano.
A patto che tu impari a pilotare questa cosa. Non è il tuo capitano. Vabbè, visto che si chiama Enterprise, lo chiamiamo Kirk. Oh no. Capitano Kirk. Vero capitano dell'Enterprise. Ed eccoci al culmine dell'esistenza, l'ultima frontiera. Molto oltre il Savage West. Lo spazio! Che poi qua non c'era neanche il West, vabbè. Al comando dell'astronave guiderai la tua specie dai confini planetari ad un vasto impero galattico. Vediamo come arrivarci. Questa barra indica i progressi verso le medaglie, vicinanza al centro della galassia. Ah, anche la vicinanza. Vabbè. Al centro controllo missione sulla supervivenza. Vediamo come comunicare. Sì, ok. Parliamo. Come l'autorizzazione? Ma ce l'hai fatto tu. Ganga, hai mai pilotato un'astronave? Non c'era mai stata un'astronave. Ok. Ah, ok, dobbiamo passare sopra le sfere. Ehi. Ok, una è andata. Qua più in su. Ok, perché ci sono delle altre robe che volano, scusate? Ah, saranno degli aerei, boh. Fine! Non tale. Ma come la promozione, capitano? Scusate, non c'è nessun altro. Dovresti esaminare l'animale. Allora. Quindi dobbiamo usare lo scanner. Ah, eccoli. Ma questa qua è una creatura che avevo creato io, tra l'altro. Raggio traente. Ma che rumore fa? Puoi toglierti di mezzo, devo prendere solo Cicci. Ah, adesso devo scaricarlo nella città. A me devo prendere un altro ancora. Ho preso ancora una pianta. Scarichiamo. Dov'è una città? Beh, cioè, ci sono delle città in questo cavolo di posto. Io ve li scarico tutti perché non so cosa farmene qua. Ho preso anche altri due cicci. Ops, ne ho ucciso uno. E anche una pianta con tanti auguri. Sì, va bene, cosa devo fare? Era malato, quindi dobbiamo seccarli tutti. Ma non mi ricordavo che ci fosse anche il segnalino. Il segnalino con la freccia sopra, forse è solo per il tutorial, non lo so. Ma l'ho seccato quello, perché ancora? Boh, cos'è sta roba? Ah,
Hai finito di minare Ciccino? Sono pronto. Bene, prendiamo quello. Ok, arrivederci. Scusate ragazzi, sono a letto, ma è tutta della roba abbastanza banale. Cioè, ti muovi con VSD, zoomi e dezoomi, compri la roba, uccidi i tizi. Queste sono tutte le medaglie che si possono conquistare. Gli strumenti vengono sbloccati da alcune medaglie. Andiamo al sistema solare. Cos'è quella fa? Ah no, ok, non aveva ancora caricato la texture. Ma cosa dobbiamo fare? Pianeta Nafi, dov'è il pianeta Nafi? E questo Nafi? No. E quello laggiù in fondo, Nafi? No. Scarafena. Ah, Nafi, eccolo qua. Abbiamo trovato qualche cosa, adesso mi pare una nave schiantata. Sì, con dei segnali strani. E noi dobbiamo andare a indagare. È una navicella, andiamo a indagare. Dov'è che è? Qua, ok, dov'è? Qua, scanner. Alieni, ma nessun segno di vita. Sembra che abbiano disegnato qualche tipo di mappa strana prima di morire. Aspetta il relitto, ho attivato un raggio trasportatore. Stiamo caricando a bordo alcuni oggetti. Missile e un motore interstellare su cui risultano programmate delle coordinate stellari sconosciute. I danni osservati sui resti sono quelli di un combattimento. Pare che l'astronave sia stata inviata da qualche pianeta alla ricerca di aiuto. No, aspetta, ma c'era ancora qualcosa? No. Perfetto! Comunque, visto che sono già passati 22 minuti, io direi che per questo. Per questa puntata è tutto. Missione lascia questo sistema solare. Però lo vedremo poi nella prossima episodio. Nella prossima episodia. Yeah! Quindi, visto che è stata partita la salvata. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al mio canale se non l'aveste già fatto e a lasciare un commento che fa sempre molto piacere. Vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata!